la storia di questo oggetto, poi alla fine è anche la furbizia dell'imprenditore e la capacità dell'imprenditore è stata che abbiamo un bel corpo, ma riutilizziamolo, non ricominciamo anche dal corpo per ridisegnare il tutto. Vediamo se è possibile trovare un raccordo verso una scatola completamente nuova da fare. Sì, effettivamente il problema era proprio tutto lo snodo, perché il cilindro lo conoscevamo, la scatola che doveva contenere quella parte elettronica era decisa, si trattava di unirla. Metto una corda, metto un affare, lo attacco di dietro. Allora, opportunità tecnologiche, opportunità di non tanto di simmetrie, ma di avvicinamento di due corpi completamente diversi, hanno fatto in modo di scegliere che la parte centrale del perno andasse a finire in una parte specifica di questa scatola, che arrotondata in un certo modo poteva dare opportunità di segnare le gradazioni, di segnare le modalità di utilizzo del faretto. Questo gioco qui era inutile caricarlo di simboli particolari, per esempio con un traliccio tutto era, il problema era proprio di nascondere tutto quello, come se fosse naturale che da questa scatola e questo cilindro si baciassero in maniera tale che potessero anche muoversi. È così discreto che stranamente emerge da quelli un pochino più complessi, con la virgolina, con il vezzo, con qualche compiacimento di design in più.